What's up guys, quello è il vostro Naked che vi parla ragazzi. Siamo tornati con un nuovo video, signori miei. Oggi insieme andremo ad analizzare tutto quello che troveremo all'interno di Pacific mercoledì 8 dicembre alle ore 18. Ebbene sì, perché siamo qua per leggere insieme la patch notes ufficiale, in modo tale da avere già idea di quello che potrà accadere all'interno della nuova mappa, perché ci sono chiaramente delle modifiche rispetto all'attuale Verdanskio e il nazionale. E qui insieme per vedere tutto ciò. Ovviamente, come vi avevo già fatto vedere nel video due giorni fa, la mappa, ovviamente, qua abbiamo delle foto di alcune zone. Per esempio Naval Arsenal, come potete vedere, già uno scorcio di le zone, proprio con annessa foto, Industrial Docks, Run Away, che bella questa zona raga, fighissima davvero, le rovine, Frostmates Mines, che è la zona quella di Mines, quella che presumevo fosse una cava, ed effettivamente lo è, Peak, che dove presumo ci sia il punto più alto della mappa, quindi in coppa alla montagna. Testa di ponte, River Village, quindi il villaggio ai piedi del fiume. Clean Water Lagoon, che se non sbaglio è uscito anche un trailer su Lagoon, proprio un video dove fa vedere tutta la zona se non erro. Caldera Terminal, quindi l'aeroporto di Caldera, dove atterreremo tutti l'8 dicembre. Agriculture Center, dove fanno il grano, il grano. Shark's Lair, Submarine Pen, raga, vedi, questa è già una cosa. Submarine Pen, se non sbaglio, non dovrei sbagliare, è una mappa di Vanguard, quindi è molto probabile che questo stabile qua sia esattamente la mappa che ci sia su Vanguard. Non è da sottovalutare questa cosa, quindi è molto probabile questa cosa che vi ho appena detto. Caldera Power Plant, Caldera Capital City, quindi il centro, penso sia il centro, sia proprio la capitale dell'isola. Royal Cabana Resort, carina come cosa, era quella che c'era nel biglietto da visita quando c'era l'evento, dove si sbloccava. Ovviamente raga, 40 armi, ok, le 30, che in realtà sono 38 principali offerte da Vanguard uscita, ovviamente sono quelle che si trovano attualmente su Vanguardio. E c'è una cosa molto importante, e aprite bene le orecchie, nel senso che quando uscirà Pacific ci saranno solo due modalità. Uno è Vanguard Royale, ok, che è praticamente il Battle Royale, con che cosa di differenza? Che si può utilizzare solo ed esclusivamente tutto ciò che riguarda Vanguard, quindi armi, veicoli e oggetti cosmetici, ok? Questa cosa molto importante, quindi solo una modalità, solo con le armi di Vanguard. Dopodiché c'è la modalità, quella traditional, ok? Ovvero sempre ovviamente Caldera, la stessa mappa, soltanto che si può usare tutto, ok? Le armi di Vanguard e le armi di Color e le armi di MV e tutti gli oggetti cosmetici annessi. Rebeard, qua dovrebbe esserci scritto, presumo, non esce subito, dovrebbe uscire pochi giorni dopo, se non la settimana successiva, all'interno proprio del gioco. Accessori potranno tornare a provare novità, operatori, quello che hanno detto, però mi sembra che non ci saranno subito. Vabbè, adesso capiamo, e verrà appunto introdotta dopo. Altra cosa molto importante, non ci sarà malloppo all'uscita, raga, ok? Questo è molto importante, lo metteranno, ma probabilmente più avanti, anche perché giustamente molti di voi magari saranno preparati sul fatto che ok, le armi, non mi compro Vanguard e livello le armi su malloppo. No, niente. Ha fatto sì che effettivamente, strategia di marketing, se ti vuoi livellare le armi con calma, ti devi accattare il gioco, il multiplayer, ci sta d'altronde, anche perché
devono far soldi, quindi vabbè, da una parte li capisco anche. Iniziamo un po' con dei dettagli nuovi, ovvero il gulag. Il gulag, ok, vabbè, ci sarà il gulag come su Verdansk, paro paro. Soltanto che hanno preso quello che si trova all'interno della modalità Iron Trials, ovvero quando tu vinci Iron Trials, il gulag, cosa succede? Torni in game con l'arma con cui hai vinto il fight nel gulag. Stessa cosa sarà all'interno di Caldera, quindi quando tu ucciderai la persona nel gulag tornerai con l'arma, ok? Infatti qua lo dice che quello che hanno fatto su Prova di Ferro era anche più un test per vedere un po' il risultato, per poi appunto introdurla nella mappa. Altra cosa importante, raga, il loadout, ok, l'Oddi, non si può comprare subito. Lo si può comprare dopo che scende il loadout, quello che ti dà il gioco gratuitamente, ok? Questo è interessante anche per proprio le dinamiche di gioco, in modo tale che bene o male sai subito che fino a una certa non ti puoi trovare gente fantasmata. Cioè è interessante come cosa, devo dire, in modo tale che anche la mentalità del gioco cambi, non subito di farmare soldi perché devo prendere subito loadout per portarmi in vantaggio. Queste cose chiaramente cambieranno le dinamiche del gioco. Altre cose molto importanti: il silenzio di tomba verrà depotenziato e potere d'arresto eliminato, quindi potere d'arresto non lo troveremo più. Silenzio di tomba sarà depotenziato. Io deduco che il depotenziamento sia proprio l'effetto, nel senso che, come ben sapete, quando tu attivi silenzio di tomba, ok, se tu killi una persona, il timer, ok, il tempo riparte. Quindi in realtà tu puoi avere silenzio di tomba per finché non smetti di killare. Questa cosa probabilmente sarà tolta, quello che mi sento di dirvi a naso. Quindi durerà il tempo che deve durare, indipendentemente se voi killate o no. Quindi che ovviamente può essere cioè meglio. Io l'avrei levato del tutto, ok? Però sono molto affezionati a silenzio di tomba, quindi l'han tolto. Però vabbè, il depotenziamento ce lo pigliamo. Oltre a occuparti dei dettagli di queste modifiche, Raven Software è intervenuta su un diverso equipaggiamento, depotenziando ad esempio granate stordenti e sensore di battito cardiaco. Quindi anche le stordenti probabilmente dureranno magari la metà, come su Iron Trials. Questo è anche da molto probabile, perché Iron Trials secondo me l'hanno usato anche come test. E il sensore di battito cardiaco effettivamente depotenziato, bella domanda. O che non si può tirar fuori sempre. Sto sparando a caso, raga, magari hai un tempo per tirarlo fuori, dopodiché non lo puoi usare per magari tot secondi. Sto sparando. Raven Software ha anche riesaminato le armi da mischia doppie come i bastoni cali, per rendere giustizia a tutti i fantasmi che hanno vissuto. Risultato: le armi menzionate saranno meno potenti su Warzone e i colpi con il calcio d'armi non saranno più metodo principale di attacco su Caldera. Quindi questo per dirvi che cosa? Che anche i pugni, i bastoni cali, non ti asasa, muori. Ok, quindi magari dovrai fare asasa 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 e poi muori. Lo stesso per i pugni, raga, finalmente, cappero. Sapete quanto è disturbante la cosa che con due cartelle ti butta giù? Quindi probabilmente raddoppieranno magari, quindi per buttare giù una persona con dei pugni ce ne vorranno 4, 5, non 2 come è attualmente. Questa cosa, raga, mi fa strapiacere, perché veramente ogni volta che gioco, madonna, mi piglio delle scoppolate sul naso sempre appena, perché ho fatto anche delle clip. La gente ormai non gliene, quando atterra di sparare non ne vuole sapere. Se sei vicino ti dà due scoppole e fanno bene. Io non sono capace perché sono contro la violenza, ok? Dopodiché ovviamente ha detto che anche per quanto riguarda, adesso sempre in tema di equipaggiamenti tattici letali, alcuni sono stati potenziati, ok? La maggior parte degli equipaggiamenti letali infliggerà più danni, mentre la granata localizzante avrà un raggio più ampio. La stimolante potenzierà leggermente il movimento, mentre la granata esca conterrà dei proiettili di gomma dal potenziale di danno sufficiente alto a infastidire i nemici. Quindi sarà anche un equipaggiamento che
potrà trovare un senso, perché come ben sapete la granatesca chi cappero la utilizza. Il fatto di mettere dei proiettili di gomma che magari infastidiscono il nemico nel momento in cui la spari è interessante, quindi stanno cambiando un po' di cose. Secondo me faranno molte cose, le faranno ad hoc. Maschera antigas, raga, anche questa è la maschera antigas, non interromperanno più diversazioni come in precedenza. Quindi tecnicamente non ci sarà più l'animazione, ok? Sapete che ogni tanto è fastidiosa, anzi ogni tanto sempre è fastidiosa quando te la metti e te la togli. Quindi questa cosa l'hanno praticamente sistemata. Ovviamente qua c'è la dicitura che le maschere antigas potrebbero offrire anche un minimo di protezione contro i candelotti a gas. Quindi quando ti lanciano la puzzetta, se tu hai la maschera, non ti dà fastidio. Questa è carina anche come cosa, perché qua lo dice, il contenuto della granata gas è lo stesso di quello che c'è fuori safe. Quindi questo è anche intelligente. Si vede che questo mi fa capire che comunque sono stati attenti nel dettaglio questa volta su alcune cose. Questo sembra una cazzata, ma in realtà è una cazzata. Però è un dettaglio che mi fa capire un po' di cose interessanti, non mi dispiace. Acque basse, gli operatori non possono avventurarsi in mare in caldera, come già avevo immaginato, quindi ovviamente non si può notare, ma possono spostarsi attraverso le acque basse di aree come Lagoon. I passi incamminati in acqua sono più silenziosi, anche per gli operatori con specialità tracciante. Accovacciandosi nell'acqua fino al ginocchio, si otterranno gli stessi effetti di sangue freddo, ma non ci si potrà sdraiare, ovviamente, anche perché se l'acqua ti arriva praticamente magari a livello del bacino, se ti sdrai vai sott'acqua, quindi ti voglio poi a trovarlo uno camperato dentro l'acqua. Meno male, perché guarda, se avessero messo sta roba qua la mia fantasia sta già viaggiando. Altre cose che cambieranno, raga, i contratti ed eventi. Durante la partita si possono trovare nuovi contratti, come il contratto di lancio e rifornimenti, che trasporta una preziosa cassa sulla mappa, che è come quello che c'è attualmente, più un altro contratto è caccia grossa, che praticamente quando tu la trovi, se non sbaglio si trova solo una volta, infatti si c'è scritto solo una volta in una partita, mette la taglia alla persona che in quel momento ha più kill all'interno della partita. Anche questa è una cosa veramente veramente molto molto figa, raga, bellissima. Ovviamente, raga, il sistema di anti-cheat ricochet, che sarà dal day one, quindi eviteremo un po' di rotture di scatole, come ben sapete, causato dai citeronis. E niente, raga, io sono qua per dirvi, allora, ho visto già nel video che avevo già fatto 2 giorni fa, che l'ho detto 3 volte, ma molti mi hanno chiesto quando esce. Lo ripeto, la mappa esce l'8 dicembre per chi ha Vanguard, ok? Per chi ha comprato il multiplayer 24 ore prima, alle ore 18. Mentre per tutti quanti, quelli ovviamente che non sono possessori di Vanguard, il 9 presumibilmente alle 18, perché sono 24 ore di accesso anticipato, quindi se tanto mi dà tanto, il giorno dopo allo stesso orario, ovvero alle 18. Ragazzi belli, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di tutto quello che vi ho fatto vedere oggi in questo video bello croccantone. Noi ci vediamo alla prossima. Bella, ragazzi.